Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di parlare della partita, vi auguro ancora un buon Natale. Spero che l'abbiate passata bene, spero che stiate passando un buon Santo Stefano, eccetera, eccetera, eccetera. Vi auguro tutto il bene, la fratellanza, bla 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 bla. Ma parliamo della partita di oggi. Chiaramente, allora, dunque, diciamocelo apertamente, oggi la partita. Allora, intanto ovviamente sono le 7 meno un quarto, sono in ritardo col video post partita, ma capite anche voi che è Santo Stefano, giornata di festa. Si sarebbe da aprire poi un discorso su questo Boxing Day, questa voglia di fare il Boxing Day che non mi trovo particolarmente d'accordo, però al di là di questo, veniamo dunque alla partita, proprio alla partita in sé. L'Atalanta stoppa la Juve sul 2-2, ma alla fine forse è un risultato che anche alla Juve può andare bene, perché comunque pareggi su un campo difficilissimo come quello di Bergamo, con l'Atalanta che l'ha messa sul piano fisico e con Banti in giornata nettamente negativa. Ora, cominciamo a dire che Banti è più le giornate negative che quelle positive come guida. Sono due arbitri che francamente li reputo molto scarsi, però al di là di questo, attenzione. Non critico la decisione di buttare fuori Bentancur, ma critico il non buttare fuori, con lo stesso metodo di giudizio, doveva buttare fuori almeno due giocatori dell'Atalanta. Ecco, diciamo che capisco anche il rosso di Bentancur, ma se butti fuori Bentancur devi buttare fuori perlomeno, ad esempio Zapata, che si è fatto fisicamente sentire anche troppo, se l'ha ammonito al primo colpo. La prima gomitata, poi ha lasciato perdere un sacco di gomitate. Diciamo che Bentancur è un'ammonizione, la seconda che ci sta come prima ammonizione. Come seconda, secondo me, mi sembra un po' leggerina per buttare fuori una persona. Comunque, al di là di questo, tralasciamo il discorso dell'arbitraggio, veniamo al discorso tecnico-tattico della partita, con la Juve che recupera in 10 contro 11 e rischia di vincerla, perché il gol di Bonucci era in fuorigioco. E non è stato chiamato al VAR, ma è stato bravo il guardalino a vederlo d'occhio nudo che era fuori gioco. Però, ecco, c'è da dire che la Juve potenzialmente ha avuto la possibilità di vincere a Bergamo in 10 contro 11. Quindi, insomma, credo che la reazione e tutto il resto ci faccia capire la forza di questa squadra. Quale è? Perché se vai a Bergamo a giocare con un'ottima Atalanta, e ti trovi sotto, trovi in vantaggio, poi si ribalta le cose, ti trovi con l'uomo in meno sotto di un gol, riesci addirittura a rischiare di vincerla, è segno che sei una grande squadra. Io sono contento, secondo me è un punto guadagnato. In primis perché adesso vediamo come finisce stasera Inter Napoli, molto probabile che il Napoli accorci, però da 6 a 8 attualmente non cambia assolutamente nulla, considerando che abbiamo vinto lo scontro diretto. 6 punti sono sempre 3 partite attualmente e 8 sono 3 partite attualmente di distacco, no? Se cambiava se andavi a 5, perché 5 sono due partite qualcosa, ecco, quindi cambiava quello. Oggettivamente non cambia, secondo me, a livello di classifica, cambia a livello di morale, perché la Juve riesce a recuperare una partita che sembrava ormai andata. Allora, cominciamo a dire che Allegri, secondo me, ha sbagliato col troppo turnover, e secondo me non l'ha fatto nella zona giusta del campo. Ecco, ad esempio, io avrei fatto riposare Bonucci perché si sapeva che avrebbe potuto soffrire Duván Zapata, lo sapevamo tutti. Quindi, certo, però, questo, se avessi fatto riposare Bonucci, doveva giocare Pjanic. Ecco, veniamo al capitolo Pjanic che è massacrato da molti tifosi, che dicono che non verticalizza, che non gioca, che di qua, che di là. Intanto oggi ha cambiato totalmente il volto della partita. Miralem Pjanic, molti hanno dato giustamente i meriti a Ronaldo, ma io li do anche a Miralem Pjanic, che ha messo ordine a un centrocampo che senza di lui è parso confusionario. Facile sarebbe dare la croce a Bentancur, ma io non ce la faccio, perché lo reputo un ragazzo comunque forte. Che però è giovane ed è troppo un bambino, bambino nel senso buono e non nel senso negativo. E lo si vede da quel fallo lì, perché comunque lì la possiamo discutere se è giallo o non giallo, però tu quel fallo lì non lo devi fare lì, non puoi entrare con quell'irruenza lì, in quel momento della partita. E quindi insomma, lì fa capire un po' i limiti caratteriali di un ragazzo che è giovane e che deve ovviamente formarsi. Cane che Dira, secondo me, sono due cose a parte. Cane è sicuramente uno degli ottimi acquisti. Io continuo a dire che è una mezzala e non è un uomo, non è un mediano. L'unico mediano che abbiamo è Pjanic, perché Emre Can è un giocatore da far giocare al posto di Khedira o con Khedira con Bentancur in mezzo.
Però oggettivamente Kanek e Dira sono lontani parenti rispetto alla forma migliore, tutte e due. Sapete che benissimo che io l'anno scorso ho difeso Khedira a spada tratta, lo sto difendendo anche quest'anno. Lo reputo un centrocampista importantissimo per l'equilibrio della Juve, ma oggettivamente è ancora fuori forma, lo si vede. Lo si vede, e oggi, oggi Pjanic e Matuidi sono mancati come il pane. Ecco, oggi sono mancati come il pane. Diciamo che man mano sto prendendo consapevolezza che probabilmente il centrocampo migliore sarebbe Pjanic, Matuidi e Kan. Ma oggi la Juve ha dimostrato che senza Pjanic non riesce a giocare, fai fatica. Sì, puoi giocare con le squadre più piccole, ma con le grandi squadre Pjanic serve come il pane. Perché detta i tempi, perché allarga il gioco. Chi lo critica, mi dispiace dirlo, ma è prevenuto. Allora, o non capisci di calcio veramente, o sei prevenuto. E allora io spero che tu sia prevenuto e basta, perché c'è bisogno di guardare così le partite per vedere Pjanic, che secondo me è un giocatore eccezionale. È uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, io lo reputo addirittura forse uno dei migliori, se non il migliore nel suo ruolo, perché Modric nel Real non gioca in quel ruolo lì, gioca più spostato, quindi togliamo Modric, ma io Kroos e Pjanic francamente non vedo sta differenza, anzi io sinceramente forse preferirei Pjanic. Ecco, quindi io reputo Pjanic veramente un fenomeno nel suo ruolo e si sente quando manca. Dietro, come ho detto, la scelta di Bonucci non è stata azzeccata, perché oggettivamente Zapata fisicamente l'ha sovrastato. De Sciglio è ancora oggi uno dei migliori in campo, quindi assolutamente sta dimostrando di essere veramente un grandissimo terzino. Attenzione, perché Cancelo non troverà facilmente posto in squadra quando rientrerà con De Sciglio terzino. Io non mi sorprenderebbe un Cancelo spostato addirittura come fece con Dani Alves verso l'alto in certe partite, proprio perché De Sciglio in certe partite, quando ci sarà da difendere, è fondamentale. A me non è dispiaciuto neanche Alexandre, a me sinceramente la Juve non è dispiaciuta, soprattutto dopo l'uomo dopo l'espulsione, ci sono trovati in 10 col gol preso, e oggettivamente poi la partita si è fatta dura. Forse darei un'insufficienza a Bonucci, che si è fatto scappare sempre Zapata, ma poi per il resto è al centrocampo non mi è piaciuto, e non mi è piaciuto Costa. Ha un'altra cosa che c'ho qua, ce l'ho qua. Ah, Allegri non lo fa mai giocare dall'inizio, Allegri deve farlo giocare di più, Allegri di qua, Allegri di là. Ragazzi, Costa è un'altra partita che ha giocato dall'inizio, che ha ciccato. Ragazzi, potete girarci quando volete, parte forte, lui ha 15-20 minuti eccezionali Costa, poi crolla. Cioè, io l'altro giorno, non mi ricordo manco chi, su Facebook sito, col Tottenham, quando non ci diedero quel rigore clamoroso su Costa, ma Costa poi nel secondo tempo si è spento, cioè dopo 30 minuti si è spento. Con l'Inter a San Siro, dopo 15 minuti ha segnato lui, poi basta. Infatti poi la scintilla l'accende Cuadrado, se vi ricordate l'accende Cuadrado, no? Su quel cambio di Santon famoso, però Costa fece fatica anche lì. Insomma, Costa è un giocatore da partita in corso. Costa è un giocatore eccezionale, io non lo vorrei mai vendere dalla Juve, è un giocatore che io adoro, però è un giocatore che deve entrare a partita in corso, non è un giocatore dall'inizio, è più Bernardeschi dall'inizio, Dybala dall'inizio. Costa no, Costa deve entrare come Cuadrado a partita in corso. E insomma, dobbiamo recuperare un po' di giocatori, poi alla fine è entrato il fenomeno, ragazzi, una palla morta in aria lui la riesce a buttare dentro. E poi appunto c'è CR7 che è entrato benissimo in partita, ha trovato il gol del primo gol di testa con la maglia della Juve per Ronaldo, e poi momenti la Juve vince perché il cross di Pjanic arriva, Alexandro l'ha spizzata e Bonucci l'aveva messa dentro, purtroppo in fuorigioco, e anche lì c'è un po' insomma, forse è inutile recriminare, ma se Alexandro l'avesse preso un po' meglio, la poteva addirittura mettere direttamente, sarebbe stata una vittoria d'apoteosi, ma già un buon pareggio, anche perché una squadra, questa è stata una prova di forza enorme, perché lui veniva da 4 partite difficilissime, questa era l'altra ciliegina, e nel sabato ne abbiamo un'altra difficilissima, perché la Samp è quinta in classifica, quindi attenzione alla partita con la Samp allo stadio, non è che sento dire, ma con la Samp fallo riposare, non è tanto più semplice giocare con la Samp di quella con l'Atalanta. Però ecco, l'importante sarà vincerla, bisogna vincerla in qualche modo. Devo essere sincero, io oggi ho visto una buona Juve, soprattutto come reazione, come voglia di fare. L'Atalanta è una squadra così, che poi nel finale crolla, perché poi alla fine è crollata a livello fisico l'Atalanta.
E alla fine un pareggio che tutto sommato va bene, un pareggio che si poteva mettere in conto tra queste partite, Torino, Roma, Inter, Fiorentina, a Firenze, insomma erano quattro partite di fila e pensavamo che dovevamo perdere due punti lì, alla fine li abbiamo persi a Bergamo, che campo difficilissimo e ci sta, basta ripartire sabato ovviamente. Vediamo stasera, ripeto, a me non cambia nulla dal 6 a 8 adesso, sono molto tranquillo anche perché oggi ho visto una grande Juve, una grande reazione da prova di forza da grande squadra. Vediamo adesso, vediamo stasera intanto se saranno 6 a 8 punti, ma ripeto, saranno, francamente la cosa non mi tange. Posso dire comunque che alla fine sono soddisfatto di come sono andate le cose e migliore in campo. Beh, qua è dura. Peggiore, mi duole darlo a Bonucci, ma lo devo dare a Bonucci. E perché doveva marcare Zapata, al di là di Bentancur che è stato buttato fuori come un fesso, si è fatto buttare fuori, ma Bonucci aveva Zapata da curare e Zapata ha fatto quello che voleva, non è riuscito mai a tenere Zapata. E quindi assolutamente Bonucci deve entrare nei peggiori in campo. Nei migliori sono indeciso tra Pjanic e De Sciglio, ma lo do a Pjanic perché credo che se lo meriti, visto tutto il fango che alcuni tifosi stanno tirando ingiustamente addosso, ingiustamente, perché è stato un migliore anche contro la Roma, è stato uno dei migliori ed è stato criticato anche contro la Roma. Io non riesco a capire come sia possibile questo, giuro, non lo so. Probabilmente è una questione, ripeto, di campanilismo e di, come posso dire, di paraocchi, insomma, di ormai è così, basta, ormai di copia e incolla, perché francamente non ne capisco le critiche, non riesco a capirle. Capisco le critiche a qualcuno, capisco la critica sulla singola partita che può fare un giocatore, ma dire che tutte le domeniche Pjanic sbaglia, Pjanic male, e non rendersi conto che oggi senza Pjanic hai fatto una fatica bestiale, perché Kane non è in grado di fare quello che fa Pjanic. Cioè, se non hai paraocchi qua, francamente, oggettivamente credo che il paraocchi che ci sia e come. E buona anche la prova di Dybala oggi, a me Dybala è piaciuto tanto oggi Dybala. E Dybala tutto campista oggi ha giocato nel ruolo più avanzato, quindi parliamo di tutto campista non può giocare, Dybala gioca dove vuole, perché è un talento del genere, gioca dove vuole. Bocciati sicuramente, ho detto su tutti Bonucci, perché comunque doveva marcare Zapata e non ce l'ha fatto, Costa e Bentancur per il fallo, questi sono i miei tre bocciati. Promossi, come ho detto, do la palma a Pjanic, ma promosso ovviamente anche Ronaldo che ha cambiato la partita, e Mandzukic che comunque è sempre lì. Ragazzi, chiudo qua questo video, ci sono andato alla lunghissima, ma c'erano tante cose da dire. Vi auguro ancora delle buone feste, chiaramente, ma ci sentiremo ancora prima del Capodanno, e a me non resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!